C'è un treno che più di ogni altro è entrato prepotentemente nella storia e nella cultura del vecchio continente e il suo nome è Orient Express. A partire dalla fine dell'Ottocento collegava originariamente Parigi a Costantinopoli, l'odierna Istanbul, ovvero l'Europa all'Asia. Ma durante gli anni la sua tratta è cambiata varie volte fino a inglobare anche una partenza da Londra. Era un treno lussuoso, dedicato soprattutto ai nobili, aristocratici e ricchi borghesi. Il suo comfort, la cucina di alta classe e le cabine sfarzose lo resero celebre in tutto il mondo. Cessò definitivamente la sua corsa nel 1977, quando l'avvento dei trasporti aerei lo rese obsoleto. Il tragitto che abbiamo pianificato è quello del primissimo Orient Express del 1883, con due piccole deviazioni sulla tratta del 1919 che ci permetteranno di visitare Belgrado e Sofia. Le tappe saranno Londra, Parigi, Zurigo, Monaco, Vienna, Budapest, Belgrado, Timisoara e Bucarest, Sofia, Istanbul. Il tutto in 2 settimane scarse, quindi saremo belli lanciati. Dopo le tappe in Inghilterra, Francia, Svizzera, Germania e Austria, in serata arriviamo nella Parigi dell'Est, la capitale dell'Ungheria, la Grande Budapest. Sono elettrizzato perché il viaggio sta entrando nel vivo e finalmente metto piede in una città dove non sono mai stato prima. A differenza di altre volte, per questo viaggio, sia per scelta che per limiti di tempo, non mi sono particolarmente informato sulle destinazioni, quindi non ho aspettative di alcun tipo. E la cosa mi piace parecchio. La stazione centrale, o meglio orientale, di Budapest è spettacolare, imponente, solenne, la migliore accoglienza che potevamo ricevere. Molliamo al volo gli zaini in hotel e ci fiondiamo sulle sponde del Danubio. Abbiamo prenotato online una mini crociera con cena a bordo di un battello e poco dopo siamo già in navigazione notturna sul grande fiume, godendo di una splendida vista sui maestosi palazzi illuminati della città. Facciamo un brindisi sul tetto terrazzato dell'imbarcazione e finalmente tiriamo un attimo il fiato. In meno di 72 ore abbiamo già percorso oltre 2000 km e attraversato mezza Europa. È giunto il momento di rallentare e goderci le attrazioni locali, a partire dalla movida notturna, che ve lo garantisco, qui è tanta roba. Locali all'avanguardia con generi musicali e stili completamente diversi l'uno dall'altro e un pubblico eterogeneo. Pare proprio un crocevia di culture e civiltà con un bel fermento energetico. Siamo nel posto giusto al momento giusto. Facciamo l'alba al ritmo di electro house e ciupiti. Visitiamo Budapest in lungo e in largo, girandola a piedi e con i noti tourist bus, ottimi se si ha poco tempo a disposizione e si vuole avere un'infarinatura generale della città. Città che trovo molto accogliente, vivace, con tanta storia alle spalle e contemporaneamente proiettata nel futuro. È pulita e ordinata, molto più di quello che immaginavo, e mi dà anche l'idea di essere sicura e ben organizzata a livello di servizi. Se fossi un vero nomade digitale, penso che la sceglierei come luogo dove passare almeno 2 o 3 mesi all'anno. Mi piace molto. In serata ci regaliamo una pausa relax in un eccellente bagno termale. Le antiche terme di Budapest sono famose in tutto il mondo e vale la pena prendersi del tempo per goderne a pieno. Guardare la città illuminata da una vasca di acqua bollente sull'attico di un edificio non è niente male e per noi è il miglior modo per salutare l'Ungheria. Ci aspetta un'altra notte in treno e fra 8 ore arriveremo a Belgrado, in Serbia. Si entra nei Balcani.